Un bel ritrovati a tutti quanti dal vecchio bastardo e benvenuti in questo video in cui parleremo di una mod fantastica per Total War Saga Troy. Eh, sapete che non sono un grandissimo amante di Troy, anche se devo dire che nella versione storica eh, è già meglio, eh, lo apprezzo di più, non apprezzo invece tutta la parte mitologica che c'è stata costruita insieme, parallelamente, eh, lo preferisco sicuramente nella versione storica, ma eh, devo dire che con questa mod, che davvero vi consiglio, eh, assume una profondità, una, un miglioramento veramente eh, notevole. Eh, sapete tutti quanti quanto sono appassionato di mod e devo dire che questa è una mod veramente notevole, davvero un grandissimo lavoro di cui inizieremo eh, subito a parlare. Ma non prima di avervi ricordato che sotto al titolo in descrizione trovate tutti i link di tutti i canali che fanno parte della Cricca del Sottosuolo. Seguite anche gli altri. Se volete dare una mano al canale del trafone del vecchio bastardo, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, attivate il campanone per non perdervi nessuno dei video che rilasciamo. Grazie se questo video vi piace, se vorrete lasciare un like e aspettiamo i vostri commenti per dire la vostra su questo incredibile lavoro, un lavoro veramente eccelso. Eh, seguitelo perché vi spiegheremo tutto quanto quello che c'è da sapere eh, completamente esaustivo direi e quindi come sempre benvenuti nel magico mondo delle mod Allora, è una mod che mi fa tantissimo piacere portarvi, parlarvene, sviluppata da Ganossa, eh, segna il ritorno di Ganossa sulla scena. Eh, chi è Ganossa, tanti di voi conosceranno la GemFX. Bene, Ganossa è quello che ha creato la GemFX, questo eh, ulteriore software che va eh, ad iniettare ulteriori filtri ed effetti dopo gli effetti di post renderizzazione del gioco lo potete utilizzare per tutti i Total War ma volendo non solo quindi eccola qua la mod la mod la trovate sul workshop di Steam qua su in alto il link ma ve lo lascerò in, descri in descrizione completamente creata e sviluppata da Ganossa richiede Oltre appunto alla uh, prima parte che è l'Intense Overall, richiede anche di sottoscrivere queste altre quattro parti e ci sono anche altri aspetti di altri sub mod interessantissime da poter inserire. Ma nel caso ne parleremo se vi interessa in un altro video. Lanciato Troy, questo sarà l'aspetto che già vi fa vedere il lavoro di Ranossa eh, già a parte da questa schermata, veramente veramente bella. Iniziamo un po' a parlarne, è una mod per chi cerca immersione e realismo migliorati? Vuoi nuove meccaniche di campagna coinvolgenti per le tue campagne storiche? Vuoi fare scelte significative ad ogni turno? Vuoi battaglie e campagne realistiche e credibili? Vuoi campagne eque ma strategicamente impegnative? Un comportamento dell'IA migliorato e aumentato per le fazioni minori e maggiori? Ti piacciono le partite soprattutto nelle fasi iniziali e intermedie nei Total War? Beh, non occorre che vai in cerca di altro quantomeno per Troi. Eh, questa mod è quella che cerchi, è quella che avresti voluto, eh, ed è veramente eccezionale. Eh, facciamo subito. Eh, iniziamo eh, qui, eh, c'è questa parte, d'accordo. E potete chiaramente selezionare i vari lord ce ne sono ben 12 inseriti in più tra le varie scelte che potete fare e adesso ve le faccio vedere eccoveli qua le 12 fazioni giocabili nuove introdotte da questa mod eh, come avete il nome e la posizione di tutte quante le fazioni e il capo del, e il nome del capo fazione Vedete la posizione di partenza di ciascuno di essi sono ben 12, quindi per ogni gusto, per ogni eh, fazione, mh, per ogni schieramento a cui volete partecipare. E, e già questo 12 fazioni in più vi, vi fa capire la eh, profondità, il tanto lavoro che Danossa la ha, ha messo in questo suo lavoro. quindi Prendiamone una a caso, tanto ci serve per eh, eh, bring come dire come, eh, per parlare appunto di questo lavoro ulteriormente. E qui, una volta che avrete lanciato la partita, avete già una, un avviso da parte di Canos. Le complessità di tutte le principali meccaniche questa mod Egony utilizzate sono dettagliate nella pagina Steam. Prenditi il tuo tempo per capire questi meccanismi e valutare i pro e i contro di ogni decisione che prendi. Questa overall, questa revisione richiede un approccio metodico e strategico. Quindi se siete davvero degli appassionati di Total War e volete più profondità, volete più pianificazione, più strategia, a questo vi fa capire. Quindi... Eh... Prenditi appunto tempo per capirli questi meccanismi e valutare i pro e i contro di ogni decisione che prendi. Questa revisione richiede un approccio metodico o strategico per vincere una campagna. Sarai continuamente sfidato a bilanciare attentamente tutti i nuovi sistemi aggiuntivi a tuo vantaggio. Buona fortuna e per favore, lascia il tuo feedback sulla pagina del mod di Steam. Da nostra, Patero. Piccolo ringraziamento per qualcuno che lavora totalmente gratuito. Davvero un piccolo gesto da parte nostra, ma importante per loro. Quindi, tante cose da capire, tante cose da vedere. Tutte che abbiamo in questo video. Non importa che andiate su Steam, perché ve le diciamo tutte quante in questo video. Poi, fatemi sapere se vi è piaciuto o no, se è stato sufficientemente esaustivo. Eh, D'accordo, saltiamo tutte queste cosette. Quindi. Qui già dall'inizio, vedete, questa cosa nuova, già il calendario è diverso. Ma ad altre cose che già vedete, forse potete già intuire eh, qualcosina di differenza, però già il calendario ha un, un indicatore che mostra se la stagione è arrivata troppo presto, se è arrivata troppo tardi, se è eccezionalmente come dire pesante se come dire quest'estate è eccessivamente calda oppure se è una stagione normale oppure se è una stagione mite, quindi già questo il primo aspetto da tenere presente. Inoltre, tutte le fazioni eh, hanno ricevuto nuovi tratti bilanciati per tutte quante le principali fazioni giocabili. Quindi anche questo eh, decisamente decisamente importante, decisamente interessante. Mappa della campagna revisionata, un aspetto più realistico della mappa della campagna, presente il ciclo diurno e notturno. Le nuvole faranno, le vedrete in movimento. Eh, il, il concetto di sfondo, di base delle, della mappa... È stato rielaborato per adattare eh, lo sfondo con quello che vedete in primo piano, effetti presenti anche come i raggi del sole, quindi che andranno a rendere questo effetto di luce data appunto dai raggi del sole. Quindi, eh, la nostra a livello grafico è eh, veramente bravo, è veramente notevole. E quindi, già questo aspetto serve davvero eh, per. Mh, Farci capire quanto ha lavorato in più cambiamenti anche per le mappe di battaglia avranno le vedrete e apprezzerete secondo me tantissimo questo aspetto meno fumettistico in più in più già integrato eh, avrete l'effetto di quando gli eserciti eh, si scontrano dell'effetto della polvere che si alza debole eh, le eh, in battaglia ehm, l'intelligenza artificiale manterrà in seconda terza fila delle riserve per proteggere quelle in prima eh, inoltre proteggeranno meglio i fianchi delle unità in prima linea e eh, sarà in grado anche di gestire meglio la fatica delle Unità, eh, quindi userà di più ehm, lo spostarsi camminando invece di correre per evitare un affaticamento eh, maggiore. Oltre a questo, bilanciamenti nella battaglia: ci sono diverse cosette che vanno a correggere il bilanciamento. Anche questo è un aspetto decisamente importante. Qui vediamo invece l'effetto eh, della polvere che si solleva quando le unità, eh, quando gli eserciti si vanno a scontrare. Bellissimo. E, e lo trovate già integrato, già presente nella mod. Eh, quindi, davvero eh, molto valido tutto. Anche questo aspetto, il lavoro di Ganossa in più, eh, tante animazioni. Eh, aggiunte, rifatte, rivisitate. Guardate quanto è bello eh, questo guerriero che si slancio proprio si getta eh, nella mischia andando ad affrontare eh, gli avversari che gli si parano davanti. Quindi decisamente un lavoro eh, completo. Ma torniamo sulla eh, su Troy proprio e andiamo a vedere le principali meccaniche che sono qui presenti eh, in questo meraviglioso lavoro che vi invito eh, davvero a provare allora un po' il principale che è anche quello che dà il titolo alla mod è il sistema dell'agonia un sistema che applica vari buff e debuff alla tua fazione in base al punteggio eh, del, della situazione bellica di quanto sforzo a livello militare bellico stai eh, mettendo lo sforzo bellico eh, è un numero rappresentato qui in varie fasce come potete vedere dai, dai, dai vari colori che ci sono eh, che eh, varia combattendo battaglie, dichiarando guerre e spostando gli eserciti nel proprio nemico. Il punteggio dell'agonia dello sforzo bellico viene ridotto mantenendo la pace o, gli, le, o i propri eserciti nei propri territori. Un punteggio bellico di sforzo eh, zero, quindi siamo qua, eh, premia il da, come premio un buff. Per l'aspetto civile, un punteggio invece positivo eh, premia i buff sullo sforzo eh, militare e il punteggio bellico aumenta eh, troppo. Eh, ci sono dei debuff invece, potete vedere qua, e dovrà eh, dovrete cercare di abbassarlo nel modo in cui abbiamo già detto prima. Anche eh, un punteggio negativo e eh, viceversa da alcuni aspetti di debuff e altri di buff. Poi importantissimo eh, il bottino di guerra. Il bottino di guerra, eh, dunque, vediamo un po' come eh, cercare di introdurvi questo concetto che non è semplicissimo. Allora, dunque. Il bottino di guerra: ogni esercito e ogni insediamento detengono una parte percentuale della ricchezza complessiva della fazione, Configgere ogni un esercito avversario sposta la sua percentuale di ricchezza dalla fazione perdente alla fazione vincente. Come lo vediamo, tutto ciò rappresenta? Lo troviamo rappresentato, come vedete, qui accanto a questo esercito c'è cioè questo diciamo sacchetta eccolo qua questo qui rappresenta la percentuale di ricchezza della fazione che è detenuta da questo esercito così come lo trovate eh, qua sulla città e qui vedete quanta percentuale di ricchezza invece è detenuta dalla città quindi eh, il bottino di guerra viene trattenuto vengono prese queste trattenute queste risorse dalle fazioni perdenti in base ai risultati delle battaglie della battaglia anzi la vittoria eh, prosciugherà la fazione avversaria della percentuale delle risorse della fazione persa quindi se noi perdessimo una battaglia con questo esercito eh, ci sarebbe una perdita di queste risorse che sono detenute da questo esercito della nostra fazione o al contrario se vinciamo gli assedi hanno invece un doppio eh, un doppio drenaggio di risorse e ciò tutto, so, tutto ciò deve essere visto nella funzione di paralizzare l'economia delle fazioni nemiche in più eh, è bene mh, anche utilizzare il pannello della diplomazia, eh, come vediamo in questo caso, per cercare di capire e ben pianificare eh, e individuare potenziali avversari con risorse strategicamente importanti. Tutto ciò ho fatto la premessa. È una mod non semplicissima d'approccio: non è che prendete. Giocate, attaccate l'avversario? No, qui serve pianificazione e strategia, molto di più. Poi, altra meccanica, andando sulle varie città, potete vedere qua in basso, eccolo qua, la popolazione, questo è un'altra meccanica, viene introdotto come in altre mod comunque. Il sistema della popolazione in modo un po' diverso rispetto a eh, quello che abbiamo visto da altre parti comunque. Scioglimento, il reclutamento o il reentro influiscono sulla popolazione. La popolazione quando cresce, sblocca gli slot di reclutamento. Potete reclutare più unità, il limite della popolazione è basata sul livello dell'insediamento. Bene? Okay. Crescendo, portandovi dal livello 2 al livello 3, la vostra popolazione massima in numero crescerà. E così via. Poi c'è anche il sistema delle migrazioni e anche questo è interessante perché eh, i migranti eh, sono dei cittadini che fanno parte di altre regioni e le abbandonano laddove c'è scarsa felicità e scarsa influenza. Anche i migranti aiutano a sbloccare gli slot di reclutamento ad aumentarne e inoltre possono essere assorbiti dalla pro nella propria popolazione con tempo che deve trascorrere perché l'integrazione l'assimilazione avvenga poi proseguendo gli eserciti e la marcia forzata eh, tutti quanti voi avete potete usare la marcia forzata benissimo ma attenzione perché in questa mod avrete dei malus se usate per più di un turno la marcia forzata infatti si applica questo malus dal secondo al quarto turno di marcia forzata il movimento in campagna verrà fortemente ridotto il combattimento eh, in qualsiasi posizione che avrete da affrontare una battaglia vi ritroverete con le unità completamente senza fiato e completamente stanche. Il morale delle vostre unità sarà leggermente ridotto e l'effetto negativo che andrete a prendervi quando uscirete dalla marcia forzata per tornare in modalità normale Ve lo ritroverete comunque per il turno successivo ancora attivo perché le vostre unità come dire si dovranno un po riprendere quindi un turno dopo tipo in questo turno attivate la marcia forzata vi muovete e quando tornerete in modalità ready in modalità normale avrete ancora per un turno il malus che siete andati a prendere in più Troverete un comportamento dell'IA molto più dinamico, molto migliorato. Eh, non avrete più un'IA focalizzata sul, contro e sul giocatore in modo eh, veramente ehm, fastidioso, come è stato un po' in troy. Eh, non ci sarà più un'IA che vi dichiarerà guerra dall'altra parte della mappa, dovendola attraversare completamente per venire da voi non avrete più a che fare con fazioni codarde controllate dal, dall'intelligenza artificiale che come dire eh, saranno poco entusiaste di partecipare a guerre migliorata e più eh, migliorata la diplomazia in modo anche di avere un, un ulteriore modulo di calcolo che vi che, che aiuterà l'intelligenza artificiale a, a, a verificare a controllare eh, le minacce straniere. Il comportamento dell'IA cambierà anche in base alle minacce attive e avrete anche eh, migliori iterazioni difensive dell'IA. Anche questo aspetto decisamente importante e decisamente interessante e vi invito a provarla e a farci sapere se vedete se vi accorgete di tutti questi affetti di tutte queste migliorie poi perché il lavoro di Canossa non finisce qua ma reclutamento regionale le principali capitali di fazione giocabili forniscono ehm, unità di fazione uniche alla fazione straniera che eh, ha preso possesso di quell'insediamento per esempio, se eh, occuperete Micene, avrete accesso al reclutamento di quelle unità che vedete eh, sulla prima colonna di sinistra. E così via per tutte le altre città principali presenti in Troi. Potrete costruire quegli edifici e poter reclutare quelle unità uniche che farebbero parte di un'altra fazione ma che avrete disponibili nel roster dei vostri eserciti. Proseguendo una rete di spionaggio che eh, servirà per allarmarti delle minacce in arrivo. Questa meccanica ha anche la possibilità di segnalare eserciti invisibili che si avvicinano alle tue terre. A seconda della distanza dall'esercito nemico, la probabilità che un esercito venga rilevato è ridotta. Uh, quindi più lontano e meno avrei, ci sarà la possibilità di ricevere un allarme di un nemico in avvicinamento. Sistema di sopravvivenza. I personaggi immortali, i personaggi omerici presenti in Troia e nella sua campagna, adesso potranno avere una possibilità di morire quando verranno feriti in battaglia. E la possibilità di morte è influenzata da... Punteggio dell'esito della battaglia da un rapporto di vittorie sconfitte dalle guardie del corpo che fanno parte dell'unità dell'eroe dell leggendario del, dei personaggi omerici rimasti in vita e il numero di turno. Quindi attenzione davvero anche a questo aspetto. Queste dunque sono le principali modifiche, le principali novità introdotte da Ganossa in questa mod Agony, una mod che io vi invito davvero a provare. Mm, ho, ho provato diverse mod, diverse mod ve le ho portate eh, presentandovele, chiaramente continueremo. Eh, ma questa qui è una delle mod ehm, che davvero mi ha colpito di, di più eh, mi ha davvero affascinato sia per gli aspetti grafici introdotti da ganossa eh, sia per tutte queste meccaniche che vanno davvero a cambiare il gioco eh, ripeto il gioco basato sulla modalità storica di troy Uh, quindi vedrete uh, i personaggi omerici, gli eroi non come unità singole ma accompagnate dalla propria unità, dalle proprie guardie del corpo. E devo dire che vi invito davvero a provarla e a farci sapere cosa qual è la vostra opinione. Uh, una mod che rende strategicamente più profondo World Saga Troy, eh, una mod che richiede eh, una pianificazione migliore più attenta, più studiata per sviluppare le vostre campagne. Quindi fateci sapere eh, se già la conoscevate, fateci sapere se queste eh, meccaniche, queste novità che vi abbiamo presentato in questo video. Vi hanno intrigato, vi hanno interessato, vi hanno eh, portato a sviluppare l'idea di provarla questa mod. Se qualcuno di voi l'avesse già provata, ci dica che cosa ne pensa. Quindi eh, aspettiamo davvero i vostri commenti. Grazie a tutti quanti voi per aver visto questo video. Eh, vi invito a lasciare un like eh, se vi è piaciuto. Dal vecchio bastardo, un ringraziamento, un saluto a tutti quanti voi e al prossimo video. Ciao a tutti.